Buona serata ai nostri telespettatori, buon venerdì, bentornati all'informazione locale. Lunedì ripartono molte attività commerciali anche sul territorio delle valli del Taro e del Ceno. Fra loro rialzano le serrande dopo oltre 2 mesi e mezzo di chiusura anche i parrucchieri, ma nulla o quasi sarà più come prima. Vediamo. Tra le attività che lunedì prossimo riprenderanno a lavorare c'è anche quella dei parrucchieri, che potranno riprendere però con delle limitazioni e soprattutto con delle variazioni nell'organizzazione del lavoro rispetto a quanto si è fatto sino ad adesso. Che cosa cambierà? Cosa succederà quando un cliente entra nel suo negozio? Allora, quando il cliente entra, innanzitutto noi abbiamo dovuto cambiare il nostro metodo di accoglienza del cliente, perché prima noi non avevamo la consuetudine di dare gli appuntamenti, adesso invece è tutto su appuntamento. Il cliente all'ora stabilita arriva, logicamente noi possiamo prendere 2 clienti alla volta perché abbiamo 2 dipendenti, ogni cliente va con la sua addetta e rimane con lei per tutto il tempo. Il cliente entra, mette nell'attaccapanni sigillato la giacca o l'indumento che deve togliersi e la borsetta la deve mettere dentro un sacchetto che gli forniamo quando viene, e questo è tutto uso e getta, nel senso che dopo viene buttato. Poi quando arriverà deve innanzitutto entrare con la mascherina e i guanti. Quando entra, se ha i guanti può evitare di igienizzarsi le mani, se non ha i guanti indossati si igienizza le mani e poi dopo, una volta che se le ha igienizzate, si rimette i guanti e poi si avvia alla postazione di lavoro, che in questo caso è quella del lavatesta, perché è obbligatorio in assoluto, adesso non è più una scelta, è obbligatorio lavare la testa prima di qualsiasi cosa che tu possa farci. Perciò il cliente, una volta che ha lavato la testa, si indirizza nella postazione con l'addetta, che naturalmente è dotata di guanti, mascherina e, anche se nel nostro caso non è obbligatoria, avrà anche una visiera davanti agli occhi. E l'addetta praticamente svolge il suo compito dietro al cliente, guardando la cliente dallo specchio, praticamente mai andando davanti alla cliente per parlarci o per vedere. Poi, una volta che l'addetta comincia a fare le cose, noi abbiamo lo sterilizzatore con tutte le forbici e le macchinette per radere i capelli agli uomini, poi abbiamo le spazzole tutte sigillate una a una e sanificate da utilizzare con un solo cliente alla volta, e ogni addetto ha le sue spazzole nei cassetti. I pettini altrettanto, sono tutti sigillati e sterilizzati. La sanificazione del locale è stata fatta, in questo momento le seggiole sono tutte coperte perché sono state sanificate una cosa e l'altra, e fino a lunedì non possono essere rimesse da parte. Per il resto, quando ha finito, si indirizza alla cassa, dove sarebbe preferibile il pagamento con il POS per evitare il contatto di denaro, una cosa e l'altra, e una volta che ha pagato riprende i suoi indumenti che li ha messi nel sacchetto, li riprende, e questi sacchetti qui vengono buttati praticamente via, ogni volta cambiati. Il lavoro sarà molto più lungo. Ecco, lei ha detto che può fare far entrare 2 clienti alla volta, in quanto ha 2 dipendenti e il locale è superiore ai 40 metri quadri. Ecco, però le 2 persone come si metteranno? Non sarà come una volta che si faceva l'attesa una accanto all'altro, ma ci saranno anche in questo caso delle regole precise. Sì, le regole sono che i clienti vengono su appuntamento e perciò hanno degli orari stabiliti, si indirizzano, logicamente tra uno e l'altro ci sono più di 2 metri di distanza, sarebbe 2 metri, ma noi abbiamo messo più di 2 metri di distanza per essere tranquilli tra una seggiola e l'altra, e un'altra seggiola invece può essere utilizzata per l'attesa dei tempi tecnici, che ci permetterebbe di avere 2 clienti più 1. Perché in questo caso cosa succede? Succede che mentre uno imposa per il colore,
logicamente deve rimanere mezz'ora, 40 minuti fermo a non fare niente, si allontana dal postazione di lavoro e innanzitutto può aspettare mentre l'altro fa un altro lavoro. Queste sono le direttive dell'INAIL che ha dato ieri e ha mandato. Ecco, voi siete rimasti chiusi per quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo circa, tutte le attività, la parrucchiera, ma come anche tante altre attività, e la cosa ha comportato anche, diciamo, un danno a livello economico, oltre al fatto di dovere ora sostenere delle spese per, diciamo, mettere a norma i locali. Certo, noi siamo rimasti chiusi per 2 mesi e mezzo. Innanzitutto adesso è già 10 giorni che nel locale ci stiamo lavorando, abbiamo sanificato tutto, abbiamo sostenuto delle spese per la sanificazione, perché hanno dovuto fare con l'ozono tutta la cura con l'ozono per sanificare. Non so se era necessario, è sempre meglio farlo. Tutte le sostanze che prendiamo sono a base di alcol, che adesso è introvabile, e anzi, e questo qui è un assurdo, non si trova l'alcol per poter disinfettare, perché l'alcol è sparito completamente dalla circolazione, ormai è più raro dell'oro. Però per adesso noi abbiamo tutto, e perciò di conseguenza anche i guanti ne abbiamo una buona scorta, perché li usavamo anche prima, meno male, perché adesso non se ne trovano. Non sono purtroppo buonissime le notizie che arrivano da Parma e provincia per quanto riguarda il coronavirus. Ieri infatti è tornato a salire il numero dei contagi, si sono registrati 29 nuovi casi di positività, mentre i decessi sono stati 2. E riprendono con la fase 2 dell'emergenza coronavirus le assistenze specialistiche da parte dell'azienda USL di Parma, dando la priorità ad esami e visite urgenti già prenotati prima dello stop di 2 mesi fa. Con la fase 2 inizia anche la graduale ripresa dell'assistenza specialistica da parte dei professionisti dell'azienda ospedaliera universitaria e dell'azienda USL di Parma. L'obiettivo, spiega Ettore Brianti, direttore sanitario di azienda ospedaliera universitaria e subcommissario di azienda USL, è iniziare a fissare gli appuntamenti di visite ed esami per i pazienti ai quali non è stato possibile garantire la prestazione nel periodo dell'emergenza. Si tratta di 104.096 prenotazioni. Mentre durante la fase 1 dell'emergenza Covid sono state garantite le prestazioni urgenti e le prese in carico dei pazienti più fragili, ora la priorità sarà data ai pazienti con maggiori complessità patologiche e fragilità, che sono già seguiti dai servizi delle due aziende sanitarie e che non è stato possibile raggiungere nel periodo più critico. Questi pazienti riceveranno le chiamate via telefono video da parte degli specialisti per la valutazione clinica di condizioni di salute e necessità, proseguendo così la presa in carico e il piano terapeutico. Per tutte le altre visite ed esami già prenotati e poi sospesi, i cittadini saranno contattati dagli uffici amministrativi delle due aziende per un nuovo appuntamento. Anche per la fase 2 l'attività specialistica, visite, esami e prelievi viene sempre garantita per tutti i cittadini, ma solo per le prestazioni urgenti richieste dal medico di medicina generale o dal pediatra, con priorità entro 72 ore per la classe U della ricetta e dentro 10 giorni classe B. Saranno garantite in appositi percorsi attualmente in corso di definizione tutte le prestazioni per i pazienti che hanno avuto il Covid-19 e che, nonostante siano stati dimessi dagli ospedali poiché risultati negativi al virus, necessitano ancora di controlli per la presenza di complicanze. Le prestazioni per questi pazienti saranno esenti dal pagamento del ticket e dovranno essere prescritte dal medico curante. Le prenotazioni non si possono ancora effettuare agli sportelli delle due aziende sanitarie o presso altri enti esterni come farmacie e patronati. Le modalità di prenotazione di visite ed esami urgenti sono ancora quelle della fase 1 tramite numero verde 800 62 94 44 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. In questi giorni inoltre si è verificato un problema tecnico per le prenotazioni telefoniche. Le aziende si scusano del disagio causato ai cittadini e ricordano che le prenotazioni sono sempre ovviamente
ovviamente quelle urgenti, sono possibili anche con la app R Salute o con il servizio CAP Web per chi ha attivato il proprio fascicolo sanitario elettronico. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 033 033 o consultare gli appositi siti internet. È molto importante che chi deve entrare in una struttura sanitaria rispetti le regole per prevenire il coronavirus e per mantenere questi luoghi sicuri. La sicurezza, infatti, di questi posti dipende anche dal comportamento di tutti. I cittadini devono arrivare puntuali per aiutare lo specialista e l'organizzazione delle visite ad essere altrettanto puntuali. L'accesso è consentito solo alla persona che riceve la prestazione. La presenza di un accompagnatore è autorizzata per i minorenni, per persone non autosufficienti o che necessitano di mediazione linguistico-culturale. Si deve indossare la mascherina correttamente, coprendosi naso e bocca e adattandola bene al naso e al mento. Si deve mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Si devono rispettare le barriere collocate nelle aree comuni. Nelle sale d'attesa bisogna sedersi solo dove consentito. Si deve rispondere ad alcune domande sul proprio stato di salute. All'entrata delle strutture sanitarie un operatore chiederà se si hanno sintomi correlati al Covid-19 o se si hanno avuti contatti stretti con un malato. Potrà anche venir misurata la temperatura corporea per accertare la presenza di febbre. Dovete igienizzare sempre le mani con il gel idroalcolico all'ingresso della struttura, frizionando le mani per circa 30-40 secondi in tutte le direzioni. Niente buone nuove per Tarsogno. La Banca Popolare dell'Emilia-Romagna è sempre più decisa infatti a chiudere la filiale presente a Tarsogno per motivi strettamente economici. L'amministrazione comunale di Tornolo, profondamente dispiaciuta così come i cittadini, è pronta però a battagliare affinché le proposte presentate in questi giorni al direttivo dell'azienda vengano prese in considerazione. Non arrivano buone notizie in merito alla vicenda chiusura della banca a Tarsogno, nel comune di Tornolo. Dopo vari solleciti da parte del sindaco Renzo Lusardi, la direzione ha risposto ribadendo la volontà di chiudere l'unica banca presente nel raggio di 20 km. Ad affermarlo è lo stesso Lusardi con un post sul proprio profilo Facebook. Dopo la mia seconda richiesta di un incontro con i vertici direzionali, ho ricevuto soltanto una semplice mail dove ribadiscono la totale chiusura dello sportello per motivi strettamente antieconomici per l'istituto. L'amministrazione del comune di Tornolo e in primis gli abitanti di Tarsogno, continua il sindaco, persevereranno affinché il direttivo dell'azienda prenda in considerazione le proposte da noi illustrate. Qualora le risposte dovessero essere negative, valuteremo proposte alternative. Nel medesimo post, Lusardi ha riportato il testo della mail indirizzata alla direzione regionale della banca. Oltre a ribadire la contrarietà dell'amministrazione in merito alla decisione presa, il sindaco si è soffermato sui disagi che andrebbe a creare l'assenza di un istituto di credito in un paese di montagna. Tarsogno è un paese montano, i trasporti pubblici ormai sono ridotti alle corse dello scuolabus e se chiude l'unico sportello bancario, un anziano che magari non guida più, cosa potrà fare? Come arriverebbe alla filiale di Bedonia? Chiede il sindaco rivolgendosi alla direzione e conclude: comprendo la necessità da parte vostra di avviare una razionalizzazione aziendale interna, ma non può farlo a discapito della popolazione più debole che difficilmente si sposta dal paese in completa autonomia. Grazie al lavoro sinergico tra il Consorzio Alte Valli, sindaci dei comuni interessati e il fondamentale intervento di Gabriele Ferrari, è stata sottoscritta nei giorni scorsi una convenzione con l'azienda Comeser per ottenere prezzi più bassi nei soli territori delle Alte Valli per i servizi internet e di telefonia fissa a sostegno dello sviluppo green delle stesse. Il progetto è denominato Alte Valli Smart Life e a breve saranno comunicate le scontistiche nonché le modalità per
per richiedere la convenzione che sarà valida solo per i nuovi clienti Comiser. Il consorzio Alte Valli è dunque orgoglioso di poter comunicare che nelle nostre valli il servizio internet costerà decisamente meno. Un modo intelligente di sviluppare il territorio. Si tratta di uno strumento e un modo, sottolineano i promotori, per sostenere non solo le aziende ma anche i privati cittadini e le famiglie, un sostegno concreto anche allo smart working. A Bore multa sino ad un massimo di 300 euro per chi non si occuperà del decoro, della pulizia e dell'ordine del verde nei propri territori. Il sindaco di Bore, Diego Giusti, preoccupato per le costanti segnalazioni da parte dei cittadini in merito allo stato di incuria e abbandono di aree di proprietà privata situate all'interno e all'esterno dei centri abitati, ha emesso una nuova ordinanza che prevede una multa sino a 300 euro per coloro che non si occuperanno del decoro e della pulizia, nonché dell'ordine del verde dei propri terreni. Nel territorio comunale vi sono aree dove i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione, dove la crescita incontrollata di erbe incolte, di vegetazione spontanea, nonché siepi e rami di alberi da fusto nelle proprietà, rendono poco visibile la segnaletica stradale, restringono la carreggiata, ostruiscono tambini per lo scolo delle acque e la fruibilità dei marciapiedi, danneggiano anche i cavi dell'energia elettrica e della telefonia fissa. Lo stato di incuria riguarda anche aree verdi, lotti e giardini privati lasciati in totale stato di degrado, creando un'immagine totale di abbandono. Il sindaco tende a precisare che queste situazioni sminuiscono l'immagine del paese e rendono precarie le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e creano danno alla salute. Chiede pertanto ai suoi concittadini, proprietari di terreni, di intervenire a favore della pulizia e manutenzione delle proprie proprietà. Continuano le occasioni alla ditta Nuova Montelli Ortofrutta a Borgo Taro. È arrivata la primavera con piante da frutto, piantine da orto e fiori. Importante! Inoltre continuano con successo le consegne a domicilio per dare alla clientela sempre di più e in sicurezza. Per prenotazioni, negozio di via Cassio 338-5928-845. Magazzino all'ingrosso di via Europa 0525-96361. Naturalmente a Borgo Taro. Passate parola. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Sempre prezzi bassi da Baudassi. Pittura lavabile traspirante bianca da interni, litri 14 a 39,90 euro. Pittura traspirante bianca da interno, litri 14 a euro 23. Gel igienizzante per mani, 100 ml, 2,90 euro l'uno. Mascherine FFP2, euro 2,90 l'una. Purificatore d'aria per ambienti, antibatteriali, marca Bimar, 179 euro. Attenzione, si effettuano consegne a domicilio. Per info 0525 97 644. È proprio così, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Ora più che mai la qualità dei prodotti che mangiamo è importante. Caseificio Porcari e Tambini a Borio di Bedonia. Dal produttore a casa vostra, consegna a domicilio ovunque, tutto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Spaccio Borio di Bedonia, aperto al pubblico. Telefono 0525 826154 oppure 335 6614 400. Mail info@porcaritambini.com. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio.
Happy for Pets è aperto a tutta la clientela con clamorose occasioni. Sarete accolti in ambiente igienizzato per garantire la massima sicurezza a noi e ai nostri clienti. Happy for Pets vi aspetta numerosissimi in via Primo Brindani a Borgo Taro. La ditta Pioselli, specializzata nella produzione di serramenti in alluminio e carpenteria metallica, nel 25esimo anno di attività propone nei mesi di luglio e agosto offerte esclusive su vasta gamma di articoli di propria produzione. Finestre a taglio termico, persiane e scuri in alluminio, inoltre ringhiere inferriate e cancelli in ferro, anche su richiesta personalizzata. Offre poi un ampio assortimento di finestre in PVC e porti in legno per interni. Tutti i prodotti sono certificati e rispettano i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali vigenti. La filosofia aziendale è offrire seriamente al miglior rapporto qualità-prezzo, rimanendo al tuo fianco per ogni esigenza. Ci trovi dal lunedì al venerdì nel laboratorio a Carniglia al numero 0525 82 6062 oppure nello showroom di Porta Portello a Borgo Valditaro il lunedì, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 19 per offrirti un ulteriore servizio. Saremo aperti anche il sabato mattina dalle 9 alle 12.30 nello showroom. Ti aspetta personale esperto e cordiale che ti consiglierà i prodotti che fanno per te. Affidati all'esperienza, contattaci subito. La ditta Pioselli e non ce n'è per nessuno. Prossimamente alla ditta Pioselli con nuovo showroom e uffici in via Caduti del Lavoro 1 a Borgo Valditaro, vicino a Vivi Domotica. Sono Mazzocchi, sono responsabile dell'endoscopia dell'ospedale qui di Borgotaro. Grazie a Insieme per Vivere abbiamo aggiunto una strumentazione importante. Questo è il nuovo colonscopio con particolari caratteristiche che ci permettono di individuare subito che tipo di polipi da trattare per quanto riguarda il colon, da togliere oppure da considerare in altro modo. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Domani è sabato 16 maggio, nuvolosità variabile con alternanza di annuvolamenti localmente consistenti associati a brevi piogge o rovesci e a tratti cielo sereno. Temperature minime senza variazioni significative con valori intorno ai 10 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi, venti deboli in prevalenza orientali. In serata i venti tenderanno a disporsi da nord-est. I programmi, tra poco alle 20.35 salute e società, alle 21 video station, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 balla che ti passa e a mezzanotte rivediamoli dell'anno 2000. Per noi è tutto, grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata, a domani 19.35.